Ma che credevate? Che era veramente l'ultima che apriva? No, chi è che c'ha, quanti ci hanno creduto? Veramente quanti che ci hanno creduto? Quindi ci siamo concessi di prenderne altre tre, giusto? Giusto. Prendiamo a caso. Intanto io ho paura. Tu cerchi, quello che c'è il disegnino in mezzo, questa qua. Esatto. Vediamo. Vedete, fra tutte queste ci sarà quella che vuole. Prendiamo le prime tre. Prendi le prime tre. Okay. E niente, ovviamente ci prenderne un'altra. Ci vediamo allo spacchettamento delle LOL. A dopo. Non vi svelo ovviamente quante saranno poi. Bene, rieccoci qui in questa parte del toys, vedete, piena di giochi qui da maschio, diciamo. Ok, quindi procediamo avanti. Qua troviamo le palle. Passa dal reparto maschile a quello femminile, scusate se non ho parlato, ma c'era gente e quindi voglio evitare figure di M. Qui si passa ovviamente a quello che sarà per voi il vostro, credo, il vostro più assoluto desiderio femminile. Vedete, c'è di tutto e di più, schifezze a non finire, facciocchini truzzis. Vabbè. Ho ripreso Alessandro, vabbè, fa niente, tanto sanno che c'è. Vedete i pony, i cavalli da corsa che non volano. Vedete tutte queste porcherie qua, ok? A me piace chiamarle così, lo sapete. Castelli di sabbia o quant'altro di cose. Vedete qua, nuovi arrivi, come si chiamano? Pini? Pini pon, sì. Va bene? Guardate, facciocchini. Ovviamente tutti sti bambini frignoni che non li ho visto mai uscire una lacrima, comunque. No, oh, questo qua mi manca. Tutti i set dei facciocchini. Sì, qua li ho tutti. I carrelli della spesa, ma sono Shops veramente inutili. Alquanto è impossibile metterci da mangiare all'interno. Qui troviamo a Zell 7. No, Little Charmer, lì come si chiamano, vabbè. Nam Noms sotto. Ux. Ux. E poi cosa troviamo? Nun Noms. Anche Trolls. A me piacciono molto chiamarli budini al cioccolato, perché vedete che hanno questa specie di scatoletta fatta a forma di budino. Toffi. Lo vuoi? Bene, qua ci sono tutti i trolls. Trolls. E c'è Little Charmer, lì come si chiamano. La troviamo il pisolone, quello che fa la ninna. Ninna, questo bimba ti la do. Troviamo bambolotti. Ovviamente di qua ci sarà Ciccio Bello o Ciccio Brutto. Vedete, LOL Surprise, ancora queste dannate palle celesti. Poi possiamo trovare le blini, qua. Green Mouse, esatto. No, scusate, Green Pear, sotto sono tutte altre cose
beh, io non mi intendo, comunque vedo che sono delle specie di pupazzetti, va bene. Poi qua troviamo le biciclette, va bene, questa sarà per Alessandro in un futuro. Qui troviamo le maglie del pony. Oh signore, ho detto prima che c'erano i cavalli da corsa, pure qua ci sono qua cavalli. Possiamo trovare le equestria. Equestria girl. Dash. Mi piace lei. Guardate quanto è brutta. Non è vero. Va bene. Niente, penso che il nostro giro finisce qua. E niente ragazzi. Niente, dai, direi che questo video lo salveremo come recensione Toy Center. Toy Hunting. Toy Hunting, quello che è, va bene. Vediamo castelli, castelli che costano un patrimonio. Esatto. Va bene. No. Ovviamente Alessandro vuole tirar giù il cicciobello. Oh, Mary. Va bene. No, già. Adesso ti arriva, l'ho preso la Va bene, abbiamo ripreso anche questa cosa qua inedita. Va bene. Incluso nel video. Va bene, dai, concludiamo qua il video. Ci vediamo al prossimo video. Non sto a ripetere di iscriversi, fate come volete, se vi piace ovviamente un bel like. Iscrivetevi se volete, sia al canale di Chiara sia al mio, visto che comunque anch'io faccio queste l'apertura di quelle porcherie qua. E va bene, dai. Non chiamarle più porcherie. A me piace chiamarle così, è come se le chiamo, è come se fossero belle per me. Ah, ok. Ok, bene, vi saluto. Ciao ciao!